Eccoci qui, cari amici, buona serata. Beh, non vi si vede da parecchio tempo. Ebbene, si parte i campionati, quello francese appunto al debutto stagionale 21-22, cosa casuale, due pareggi, le prime due partite, ieri Monaco-Nantes, oggi Lione-Brest. E alle 21 il debutto di Donnarumma nel campionato francese, ma a parte Ligue 1 e altro, come diciamo contesto di argomentazione del video di questa sera, diciamo, parliamo ovviamente di cose nostrane, italiane. Andando a farci un riferimento, per esempio, alla Coppa Italia, che quest'anno è stata suddivisa Serie A, Serie B, poi Coppa Italia a parte Serie C, ovviamente c'è anche quella Serie D. Coppa Italia, Serie A, Serie B, già partita, ora sono qui dalla nota fonte come di consueto di diretta.it. Sono all'intervallo Como Catanzaro, il Como vinge 1-0. Ma le altre gare in programma, per esempio domani ne avremo tre, alle 18:30 i 64esimi di finale, alle 18:30 Ternana Avellino. Alle 19 Perugia, Sud Tirolo, Alto Adige, alle 20:30 Padova, Alessandria. Si presume, non so bene, almeno una delle tre dovrebbe avere una diretta televisiva per quanto riguarda, diciamo, Rai Sport. Poi ecco, non sappiamo, visto la TV, che comunque ha trasmesso l'anno scorso e credo anche negli altri anni le partite della Ternana, se possano trasmettere domani la partita Ternana-Avellino. Quindi queste sono le tre sfide dei 64esimi. Nei 32esimi, che iniziano già, diciamo, a subentrare squadre un po' più, diciamo, anche possiamo dire giusto una degustazione di qualche club di Serie A, ne ha promosso che mantiene comunque la categoria di Serie A da anni. E avremo quindi gare dal 13 al 16. Ricordiamo comunque che queste gare dal 13 al 16 saranno smistate in dirette televisive esclusive sui canali Mediaset, quindi Italia 1, Canale 5, Mediaset Italia 20, partendo appunto dal 13 alle 17:45 Pordenone Spezia. Alle 20:45 Udinese Ascoli, alle 21 Fiorentina Cosenza, il 14 alle 17:45 Benevento Spal, alle 18 Cittadella Monza, alle 21 Cagliari Pisa, sempre il 14, il 15 alle 17:45 Empoli Vicenza. Alle 18 Parma Lecce, alle 20:45 Venezia Frosinone e sempre il 15 a conclusione Torino Cremonese alle 21. Il 16 avremo alle 17:45 Crotone Brescia, alle 20:45 Salernitana Regina. E qui ecco, sì, vedo le immaginette dei televisori. Allora, vediamo il 13 alle 21, Italia 1 Fiorentina Cosenza alle 21, poi Italia 1 sempre Cittadella Monza il 14 alle 18,
Sempre Italia 1, il 14 Cagliari Pisa. Stessa rete il 15 alle 18 Parma Lecce. E poi alle 21 Torino Cremonese. Quindi, da come vedo qui, sono 1, 2, 3, 5 gare diretta televisiva. Ma a conclusione del video, non allungandoci magari fin troppo, rimanendo, magari possiamo dire entro i 10 minuti di durata, ormai ci siamo. Sappiamo la più grande peppa in Italia per quanto riguarda principalmente la Serie A all'inizio della stagione, che è praticamente l'ultimo campionato dei top d'Europa che inizia, quindi insomma, chissà se prima o poi cambierà questo trend, anche se poi l'anno prossimo, stagione 22-23, bisognerà capire, visto che ci saranno i mondiali in Qatar. E lì poi la cosa si destagionalizza, perché i mondiali non si giocheranno come di consueto in estate, ma periodo autunno-inverno. Prima di elencare le partite della prima giornata, possiamo dare diciamo una quadra generale di come, per esempio, ecco, l'Inter sta perdendo sì Lukaku, ma si intravede un subentro già Duvan Zapata, che sembra quindi lasciare l'Atalanta. Juve con molto probabili certezze Dybala, Cristiano Ronaldo, Milan, Giroud, Ibra, anche se per loro due la carta d'identità non sorride. Ricordiamo a proposito che comunque stanno continuando l'amichevole precampionato, avevo intravisto prima, purtroppo l'Atalanta ha ceduto contro West Ham 2-0, domani invece altre amichevoli sono balle di lusso, tra cui il Milan che andrà ad affrontare il Real Madrid. È un Barcellona-Juventus con il tema scottante, anche se potremmo definirlo non tanto scottante, di Leo Messi, che quindi dopo tante e tante stagioni in Blaugrana lascia il Barcellona per andare pressoché al Paris Saint-Germain, che d'accordo, sì, squadra di nomi importanti, ma effettivamente poi bisognerà vedere se, non dando in campo nazionale in Francia, che all'80-90% dovrebbe ritornare a vincere lo scudetto, ma ovviamente per un top club, anche se magari non ha tanti anni di storia, la cosa più ovviamente espressiva a livello di principio è ovviamente la Champions League, che non ha mai vinto il Paris Saint-Germain e proverà a farlo. Ovviamente, diciamo, io da tifoso milanista spero almeno superamento dei gironi, o a meno che si ritorni come lo si stava l'anno scorso in Europa League. Ultimo minuto dedicato quindi alla prima giornata di Serie A, che ricordiamo scatterà nel fine settimana tra 21, 22 e 23 agosto. Il 21 vedo qui due stessi orari, ovvero Inter-Genova e Verona-Sassuolo, 20 e 45. Quest'anno, per quanto riguarda gli orari televisivi, funzionerà all'opposto di questi anni per quanto riguarda Sky, con le tre partite, mentre da Zone 7. Quindi chi come me è cliente Sky potrà vedersi per esempio il 21 alle 20:45 Empoli Lazio.
Questo non lo so, o Torino-Atalanta, sempre 20 e 45, bisognerà capire. Il 22, 18 e 30, Bologna-Salernitana, stesso orario, Udinese-Juventus, 20 e 45, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina. Beh, insomma, il Venezia, ritornando dopo tanti anni in Serie A, chissà come sarà, si giocherà in trasferta. Comunque, visto che non bisogna solo animare le squadre, diciamo, belle importanti, facciamo sì e speriamo che magari il Venezia, come lo Spezia l'anno scorso, possa salvarsi con tranquillità. Poi sempre 22 Roma-Fiorentina, a chiudere il 23 alle 18:30 Cagliari-Spezia e alle 20:45 questa credo dovrebbe essere, almeno questa sicura, no? Perché sono milanista, mi sa che dovrebbe essere così, almeno credo, Sampdoria-Milan con diretta. Ho detto sempre, se non mi sbaglio, su Sky. Quindi, cari amici, per questo video è tutto. Buon calcio. Sperando noi qui al sud, quando finisca il più presto possibile questo caldo incredibile, noi ci vediamo alle prossime occasioni e quindi buon fine settimana e come si dice scherzosamente, buon forno a tutti. Alle prossime occasioni, hasta la vista. Ciao!